Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge Degustabox del mese di novembre. Oggi è primo dicembre. Adoro! Oggi è primo dicembre e siamo qui per fare la challenge della Degustabox di novembre. Ma sapete che è arrivata un po' in ritardo. Oggi sono qui comunque per fare la 24 ore. Sarà una 24 ore un po' difficile da fare, ma vi ho chiesto che avrei fatto 2-3 bonus, mi avete detto sì, falla lo stesso, quindi ci saranno 2-3 bonus. Ovviamente io non collaboro con Degustabox, è una cosa che vi dico sempre, ma ci tengo a dirvela, sempre in ogni video. Giù nell'info box trovate però un link, questo link non è affiliato, semplicemente se voi cliccate potete pagare la vostra prima box scontata a 9,99 euro, la pagate e comprate le spese di spedizione invece di 15-16 euro. Ovviamente al momento in cui voi acquistate io ricevo dei punti, ma una volta che voi avete acquistato, avete effettuato il pagamento eccetera, vi arriva anche a voi un link da dare ad amici e parenti e così via. Quindi, questo video poi lo sto facendo il primo dicembre, ma voi ve lo vedrete molto più tardi, ma non ci fate caso. Allora, antica cioccolateria Eraclea, suppongo che si pronuncia così, è made in Italy, cioccolato al latte con granella di nocciola. Infatti c'era un profumone di nocciola, c'erano proprio i pezzi di nocciola tipo granella, infatti, e poi la vado ad accompagnare con i pavesi. Questo, da notare il mio cucchiaino. Adoro con questo omino di pan di zenzero. Quanto è bello. Tutto oro, molto fine, molto elegante. Che bello, raga, a me piace tantissimo quando si fa questa patina sopra. Ragazzi, sono proprio i pezzi di nocciola. Molto densa. Wow, raga, è squisita. Veramente buona. Andiamo a vedere questi come sono. Sono confezionati così. No, io non riesco a capire la differenza, perché comunque non è una novità. Se qualcuno lo sa, fatemi sapere. Veramente buona questa cioccolata calda, perché poi non è neanche troppo dolce. Bella vellutata, ma la nocciola si sente, i pezzi di nocciola ce ne sono tantissimi. Questa con un po' di panna spray, la fate raffreddare, qualche corallino natalizio, adoro. Infatti io per questo ho preso anche i cucchiaini, perché così ne vlog, what it day, creerà un po' di atmosfera natalizia. Infatti ho preso pure delle tovagliette, perché non si fosse perso l'ultimo video shopping. No, il penultimo, perché forse voi ne vedrete anche un altro, vabbè. Comunque il penultimo lo lascio giù nell'info box. Ovviamente dietro vi spiega come farla, però non vi dice le grammature. Ah no, ve le dice le grammature del latte, per ci va. 125 ml, guarda raga, ve lo giuro, io così, ma dove stanno le grammature? Guarda, non si leggono proprio, io che sono una cecata. C'è scritto sotto la bottiglia del latte, proprio una scritta che non si capisce, perché si confonde con la scritta milk. Ok, e dice anche poi la versione bar, perché infatti queste qui le trovate spesso anche al bar. Ovviamente mi pulirò la mia bellissima tazza col mio bellissimo cucchiaino. Anche la colazione è andata, ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, ho fatto o non ho fatto lo screen, sono le 12:56, la qualità è assurda, veramente si vede proprio la qualità dello spaghetto capocchio, lo spaghetto sembra il bucatino. Ok, aspettate, voglio prima assaggiare e poi parliamo di questo bucatino. Ovviamente solo con olio, il più grosso, Armando lo spaghettone, trafilato al brodo, faccio quello così come fa essa.
pensato per te da Alessandro Borghese, cioè da Alfonso Borghese. Mamma. Comunque è veramente buono, 100% italiano, vi consiglio di prenderlo perché adoro. Questo con un bel sugo particolare, fatto come si deve, cioè proprio... Carbonara. Mamma mia. Se è così meraviglioso, non oso immaginare con un condimento all'interno. Mamma mia, che spettacolo. Dove piatto E questo? azione! Faccio così. Che differenza di luci. Dopo ci mangiamo qualcosa di dolce, però non ho utilizzato il bonus a pranzo perché lo utilizzerò a merenda. Pranzo andato, invece andiamo direttamente dopo con il post pranzo, quindi a dopo. Eccoci qua, è arrivata l'ora della merenda. Dopo devo accendere la stufa perché di qua fa veramente freddo, freddo, freddo. Chupa Chups Crunchy Choco Dark, quindi c'è un wafer che sapete che non lo chiamo così, ricoperto di cioccolato fondente. Io, palline croccanti tipo riso soffiato, vediamo, fa davvero tanto freddo qua. Wow, assaggiamo. Wow, buonissimo. Forse l'avrei preferito al latte, però è veramente molto buono. Ok, spuntino andato, ci vediamo tra un paio di ore. Direttamente con la merenda, ma una super merenda, e porterò anche la stufa di qua perché si gela, perché fuori sta anche piovendo, quindi di qua si gela. Ufficialmente la mia merenda preferita, ancora non lo assaggio, ma c'è un profumone, tu che te la stai mangiando di là. Ovviamente questo è il mio bonus, ho seguito la ricetta che ho trovato nel ricettario. Pan piumino, marchio Arte Bianco, da 1968, pane morbido per i più piccoli, senza crosta bio, 6 soli ingredienti, senza zuccheri aggiunti. La prima cosa che ho notato, di solito questi prodotti, c'è cioè un prodotto simile al supermercato, sa veramente tantissimo di alcol. Questo invece è zero. Io ho aperto la confezione, ho fatto le formine, potete farle con un coppa passo oppure direttamente col bicchiere, e poi ho aggiunto pomodoro, mozzarella e un po' di sale, un po' di olio in forno a 180 gradi per 5 minuti. Sono davvero facilissime da fare anche con i bambini, quindi assaggiamo. Vi posso dire che potete trovarlo alla Coop, sì. Finalmente non abiterò più sulle montagne perché vicino a me, quasi vicino a casa mia, Vulcano Buono, ha aperto la Coop. Top, troppo bella proprio. E infatti io lì l'ho visto, quindi potete tranquillamente acquistarlo anche lì. E possono, potrebbero fare anche la variante dolce, quindi o con una marmellata o con una crema spalmabile. Prego. Ma buongiorno, capiamo. Wow. Con l'olio crudo. Veramente squisite. Non solo per i più piccoli. Mia sorella è venuta di qua col piatto, con la pizzetta in mano, metà già finita. Si
sente proprio la qualità, ma proprio di tutti i prodotti, cioè... Non si sente l'alcol, ma proprio zero, raga, veramente zero, morbidissimo. Buono anche, tipo, mangiato così con un po' di Nutella. Questo è bello anche se avete dei bimbi, ma non solo. Fare tipo anche le varie forme, stelline, albero di Natale, è bello. Innamorata, veramente innamorata. Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con la cena. Già è finito. Buoni. Devi fare di più. Stasera bonus fior di latte, fiocco di prosciutto crudo e insalata iceberg, che è la mia insalata preferita. Andiamo a provare questa piadina casa della piada, la sfogliata grano duro, 100% semola di grano duro, sono ingredienti naturali senza conservanti. Infatti, a parte che si presenta, è molto più piccola rispetto alle altre piadine, tipo diciamo che è simile come grandezza a quella della Mulino Bianco. La confezione è da 225 grammi, all'interno ce ne sono 3. Andiamo a provare, la qualità è veramente molto alta, è tutta un'altra cosa. Molto leggera perché è molto sottile. A parte mi capita di acquistare piadine comunque di un prezzo comunque inferiore, quindi non tanto di una qualità esagerata, e a volte è veramente molto spessa ed è veramente pesante. Invece questa è molto sottile e molto leggera. Veramente buona. La ricomprerò assolutamente sì. È micidiale, veramente buona, buona, buona. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno a tutti, eccoci qua con l'ultimo pasto. Mamma mia, raga, la cosa più calda in questa stanza è questa tazza. Allora, maxi, super maxi Oreo cioccolato Milka con all'interno l'Oreo. Questa confezione è meravigliosa, è da 300 grammi del proprio stile natalizio. Presenta proprio come sulla copertina, uguale, eccola qui, uguale. È buonissima. Ovviamente, se volete, se ci sono challenge che vi piacciono guardare oppure che vorreste che io le facessi, mi raccomando, scrivetemele giù nell'info box, sapete che vi leggo subito. Ultimamente però cosa sta succedendo? Una cosa che ci tengo a dire, che quando tipo voi mi commentate e io vi rispondo e poi voi dopo la mia risposta mia fate un'altra domanda, io, a me non mi arriva la notifica, perché con il nuovo sistema di YouTube, una volta che hai risposto a tutti i commenti, ai commenti principali, quindi diciamo al primo commento, no? Che quelli che dopo si aprono, cioè si apre proprio la conversazione, si può dire, te li leva, perché te li segna come tu hai già risposto o già li hai visti. Quindi è un po' così, perciò quando mi dovete fare le domande, pure che dopo che io vi ho risposto, fate direttamente un altro commento, a meno che così io riesco a vederlo. Tipo è successo con una ragazza con i gnocchi che ha detto ok, ci puoi dare la ricetta, me l'ha detto ieri mia sorella, ha detto guarda che ti ha chiesto la ricetta, io tipo ho detto oh mio Dio, a me non è arrivato proprio,
quindi è un po' così, quindi scusatemi se a volte mi fate delle domande, ma io non rispondo, ma non dipende da me, perché sta succedendo questa cosa, prima invece non era così, voi rispondevate ai commenti, io li lasciavo qua, invece no. Una volta che tu hai risposto, se vuoi andare a riprendere un commento, devi andare di nuovo sotto il video e vedere se c'è qualche novità di qualche risposta al tuo commento, è un po' così. Quindi, per qualsiasi cosa, scrivetemi di nuovo il commento oppure mi scrivete direttamente su Instagram, sapete che mi trovate sempre come Giulia Amifit. Anche questa colazione è andata e nulla, io spero che questa 24 ore vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!